Via libera al programma IRPET. Approvate le linee di indirizzo dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Interrogazione su treni e disservizi, l'ha presentata il consigliere Capecchi di Fratelli d'Italia. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza, con 28 voti favorevoli e 10 astenuti, le linee di indirizzo per l'elaborazione del programma di attività dell'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Entrando nel merito, per quanto concerne il 2023, il programma prevede una distinzione tra le attività istituzionali e quelle definite comuni, più direttamente connesse agli obiettivi dei fondi strutturali europei e regionali, oltre che al loro specifico finanziamento. Sentiamo le interviste, ad iniziare dal Presidente della Commissione, Giacomo Bugliani. Come ogni anno, la Giunta regionale ha recepito una serie di indirizzi da trasmettere ad IRPET per l'attività di ricerca del prossimo anno, anche in una proiezione pluriennale. Il Consiglio regionale ha condiviso sostanzialmente le linee di indirizzo che la Regione ha trasferito ad IRPET, in quanto l'attività di ricerca che questo ente svolge si dimostra da sempre particolarmente preziosa per l'azione di governo regionale, ma a maggior ragione si dimostra tale in questo contesto storico, un contesto caratterizzato da profonda incertezza, nel quale da una parte occorre fronteggiare la crisi energetica, i rincari dei costi che sicuramente incidono sul prodotto interno lordo anche della nostra regione, dall'altra la necessità di far fronte alle tensioni internazionali e al minor approvvigionamento di risorse che si registra in questo periodo. Il tutto in un momento storico particolare come questo, nel quale la Toscana, come le altre regioni italiane, è chiamata a vivere la sfida del PNRR e quindi l'utilizzo delle risorse in una logica di sviluppo compatibile. In questo contesto l'attività di ricerca di IRPET diventa particolarmente importante anche sotto il profilo della consulenza che viene prestata da quest'ente sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale, ed è per questo che il Consiglio regionale toscano ha deciso di approvare le nuove linee di indirizzo ad IRPET, nelle quali peraltro ci si appunta su un aspetto particolare, quello della innovazione e della digitalizzazione, soprattutto allo scopo di considerare quali aree del nostro territorio regionale vivano uno stato di digital divide e capire quali ripercussioni questo possa avere sullo sviluppo dell'economia e della società toscana. Ma ne abbiamo votato a favore perché abbiamo dato a IRPET l'indirizzo di affrontare uno studio sul digital divide in Toscana, cioè su come la diffusione di internet, della rete in Toscana, possa creare differenze tra una zona rispetto all'altra. Noi abbiamo chiesto di inserire due valutazioni che secondo noi sono fondamentali, ovvero di capire se questo divario digitale che esiste ad oggi tra alcune zone piuttosto che altre influisce anche sulla diffusione, sulla nascita di nuove imprese, cioè soprattutto le imprese individuali, le ditte più piccole, cioè se uno deve aprire ditta oggi valuta o meno di aprirla in una zona dove la copertura internet è più forte rispetto a un'altra, se sì o no, e soprattutto anche sulla scelta della residenza. Quindi il tema della residenzialità, tanto cara ai nostri sindaci, cioè cercare di capire una persona dove va a vivere, se oggi nella scelta della zona dove vivere, dove acquistare una casa, dove radicare la propria famiglia, prende in considerazione anche la copertura digitale, la presenza o meno di internet, e anche questo secondo noi è un tema importante. Quindi siamo curiosi poi di vedere cosa ne nascerà da questo studio, perché oggi purtroppo la Toscana ha troppe zone dove si paga ancora un gap digitale rispetto ad altre. In commissione abbiamo ascoltato la relazione del direttore di IRPET, Nicola Sciclone. Abbiamo negli anni espresso, quando c'era da esprimerlo, il nostro favore rispetto a quell'attività di IRPET. Quest'anno alcune cose ci lasciano un po' perplessi, innanzitutto perché credo che quello che sta accadendo nel mondo e anche per l'economia italiana, con tutte le ripercussioni che ci sono dalla pandemia alla crisi energetica, porterebbe una serie di riflessioni. La prima sicuramente è se quella crescita economica inclusiva e sostenibile, che è sicuramente un obiettivo condivisibile ma molto ambizioso, sia oggi veramente da realizzare. Noi poi siamo rimasti basiti quando
vedendo anche un programma di attività con proiezione triennale, non si fa minimamente cenno a quello che dal nostro punto di vista è uno degli strumenti per far ripartire l'economia toscana, che è il regionalismo differenziato. Noi abbiamo chiesto al direttore, abbiamo sollecitato anche l'aula, perché c'è stato detto di una scarsa attualità del tema. In realtà, se andiamo a vedere l'attività del nuovo Parlamento e le parole soprattutto del nuovo Presidente della Camera Lorenzo Fontana, è sicuramente di stretta attualità. Quindi esprimiamo tutta una serie di perplessità sul programma di attività che dal nostro punto di vista deve essere aggiornato di più per rispondere meglio alle necessità e alle problematiche del momento. Un momento che sta mettendo sotto pressione tanti toscani e dobbiamo, ecco, proprio per questo interagire sempre di più anche con lo stesso Istituto di Ricerca di Programmazione Economia e Territorio. Noi chiediamo da tempo un confronto continuo in prima Commissione, ancora non sta accadendo e non vorremmo non aver avuto gli strumenti, le conoscenze adeguate per poter dire un giorno non abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per il nostro paese, per la nostra Toscana. Cambiamo argomento. Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione sulla situazione del trasporto pubblico ferroviario e sui disservizi che vengono lamentati. Nella sua risposta l'assessore Stefano Baccelli, tra le altre cose, ha ricordato che il servizio ferroviario è costantemente oggetto di monitoraggio da parte della Regione e che in Toscana, unica regione in Italia, esiste il riconoscimento del rimborso all'utente in caso di mancato rispetto dei limiti dell'indice di affidabilità. Capecchi si è detto parzialmente soddisfatto della risposta, poi sentiamo anche Landi della Lega. Ma nasce dalle segnalazioni a centinaia che abbiamo ricevuto nelle settimane scorse e che continuano ad arrivare rispetto chiaramente al malfunzionamento del servizio ferroviario in Toscana. Ritardi, cancellazioni che costringono anche al vario quotidiano lavoratori e studenti in modo particolare, e anche i turisti e coloro che utilizzano magari il treno più saltuariamente. Oggi l'assessore ci ha risposto, siamo parzialmente soddisfatti perché ha elencato un lungo numero di dati e orari, ma che in realtà certificano che ad oggi il contratto di servizio è solo parzialmente rispettato. Pertanto abbiamo chiesto naturalmente un'altra volta la convocazione in commissione sia di Trenitalia che di RFI, perché è giusto e doveroso che queste aziende si confrontino, oltre che con la Giunta, anche con il Consiglio regionale, che è rappresentativo di tutta la nostra comunità toscana, e soprattutto ci dicano quali iniziative vogliono intraprendere per migliorare questo servizio. Abbiamo anche chiesto rassicurazioni sul fatto che la Regione non dia il via oggi a una possibilità di un'ulteriore gara, diciamo, per il 15% dei servizi minori, proprio perché non ci sono le condizioni ad oggi per farlo. E in ultimo abbiamo chiesto una maggiore e migliore integrazione col trasporto pubblico locale, perché AT nel primo anno e mezzo non è che ci abbia soddisfatto molto e non ha soddisfatto certamente le famiglie e i lavoratori toscani. Pertanto, con una riorganizzazione dei servizi, migliorare l'integrazione ferro e gomma per favorire l'uso del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato, visto e considerato che i livelli di inquinamento ci costringono addirittura a non accendere nemmeno caminetti a casa, e quindi è evidente che il ricorso al mezzo pubblico diventa fondamentale. Abbiamo presentato questa interrogazione perché chiaramente è una difficoltà quella di questo servizio pubblico locale su gomma, sugli autobus, e tutte le segnalazioni che ci arrivano dai territori ci fanno capire che c'è un disservizio importante. Ci è stato riconosciuto nella risposta dell'assessore, è stato un periodo transitorio tra la vecchia e la nuova gestione, sicuramente da dimenticare, bisogna capire poi di chi sono le cause di questi disservizi che si sono poi maturati nel taglio delle corse soprattutto e della carenza degli autisti, e quindi su questo noi stiamo vigilando in maniera costruttiva, vogliamo che il servizio pubblico locale su gomma sia degno di tale nome. E a proposito di Lega, in Consiglio è arrivato Massimiliano Baldini al posto di Elisa Montemagni, eletta alla Camera. Sentiamo le parole del nuovo consigliere. Le priorità sono, in un contesto difficile come l'attuale, con una congiuntura come quella che stiamo vivendo, sia a livello regionale ma anche nazionale e internazionale, la priorità non può essere che quella dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, del territorio, che vivano momento estremamente duro e chiedono a chi siede nelle istituzioni risposte concrete, con atti concreti e quindi con capacità
di risolvere i problemi delle persone. Voltiamo ancora pagina. Il Consiglio regionale della Toscana, dopo un ampio dibattito, ha espresso parere positivo sul bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia regionale di sanità, l'ARS, registrando 22 voti favorevoli e 15 contrari. Ad illustrare l'atto il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. Bisogna distinguere, ci sono due atti, uno sono quelli degli atti di indirizzo sull'attività scientifica dell'ARS che abbiamo dato nello scorso Consiglio regionale, nel quale tra l'altro essendoci un avanzo d'amministrazione di oltre 80.000 euro in ARS a riprova della buona gestione, 70 li abbiamo destinati proprio, ma questo nello scorso Consiglio, ad un'analisi su tutta la Toscana, l'avvio di una ricerca su quello che è lo stato del benessere psicologico dell'infanzia e adolescenza e la diffusione dei servizi pubblici e privati su tutto il territorio, perché è un tema emergente forte che riguarda tante famiglie, tanti ragazzi, tanti bambini, e quindi abbiamo necessità di avere dati più compiuti. Oggi invece abbiamo approvato il bilancio, un bilancio di 5 milioni e rotti di euro con un contributo di 3 milioni e 4 da parte della Regione, che è lo stesso da anni, quindi anzi quest'anno è stato ridotto di 150.000 euro. Nonostante questa riduzione del contributo, ARS è riuscita a produrre lavori scientifici che tutti noi conosciamo, che i cittadini stessi possono apprezzare collegandosi al sito di ARS. Quindi un bilancio regolare, abbastanza piccolo, e che ovviamente ha tra le sue voci maggiori quella d'acquisto di servizi, cioè ricerche da parte di ricercatori delle varie università e spese di personale. Questa è la maggiore voce, e tra l'altro c'è stato un equivoco sul costo della sede di ARS. Ribadiamolo, ARS paga 128 euro all'anno di spese d'affitto perché è una sede regionale e la Regione, per una serie di accorgimenti contabili dei scorsi anni, è riuscita a far pagare solo questa cifra. Qualche forza di opposizione dice che ARS è un'agenzia importante, ma non è libera, dipende dal potere politico, non è libera anche nelle ricerche, nelle indagini che svolge. Ecco, io penso che questo, se lo si dice, siccome è un'accusa seria, lo si dice su qualche motivo. Allora, ARS ha un livello di scientificità riconosciuto anche fuori regione. Ci lavorano non funzionari di un partito, ma ci lavorano ricercatori in collegamento con l'università. I lavori di ARS possono essere analizzati. Allora, se si vuol dire questo tema, lo si dice prendendo un lavoro e dimostrando come quel lavoro, invece di fare un'analisi vera dei dati, ha determinato una stortura. Fino a che si rimane a discorsi così generici, sono discorsi da bar, a mio giudizio, perché rispetto ai dati di ARS noi bisogna, come dire, riconoscere il rispetto dei lavoratori che sono di alta valenza scientifica, che collaborano con l'Agenzia regionale di sanità. Il lavoro di un'agenzia come ARS è sicuramente prezioso per riuscire ad avere dei dati sui quali basare le azioni di miglioramento della sanità toscana, che ancora oggi si basa fondamentalmente sul grande impegno degli operatori sanitari, medici, infermieri, tutto il personale che gira intorno ai pazienti e alla salute dei toscani, ma certamente non grazie a questa giunta e all'impegno e agli indirizzi politici che vengono espressi. Perché ancora oggi i problemi delle liste di attesa sono senza soluzione, se non addirittura peggiorati, e non si può ascrivere questo problema soltanto alla pandemia, perché sono problemi di vecchia data. Abbiamo problemi ancora agli accessi al pronto soccorso, dove vengono incolpati gli utenti di fare degli accessi inappropriati, quando invece poi si arriva a sopprimere le guardie mediche. ARS in tutto questo potrebbe avere un ruolo fondamentale se avesse l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di poter indagare bene su quelle che sono le responsabilità politiche di questa giunta, cosa che evidentemente non gli può essere permessa trattandosi appunto di un'agenzia regionale. E quindi ci troviamo anche ad avere delle azioni che vengono indicate in maniera generica e senza indicatori, non si riescono ad avere dei monitoraggi e anche un accesso ben preciso a tutti i dati che dovrebbero essere monitorati, persino nelle aree SIN, dove ci sono delle evidenze epidemiologiche di problemi legati a delle circostanze ambientali che non si riescono a identificare bene proprio per un lavoro che non si riesce a fare in maniera accurata.
Ecco, noi non ci sentiamo di dare responsabilità ai tecnici di ARS per questo, ma sicuramente a una politica che per quanto riguarda la sanità in Toscana non riesce a vedere oltre ai bilanci, al denaro, alle posizioni di primari, in alcune cattedre addirittura, in alcune zone addirittura più primari per la stessa specialità, insomma questioni di carattere generale che ARS potrebbe identificare e inquadrare meglio per un'azione in un certo senso, ma che fondamentalmente la Regione Toscana non vuole che sia fatto per continuare a procedere a gestire la sanità e i miliardi che vi girano intorno nel modo in cui ha sempre fatto. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento tra 7 giorni.